Luigi Mastroianni di Uomini e Donne attacca l'ex fidanzata Sara Affifella dopo l'intervista di lei sul loro rapporto appena iniziato e già finito. Sara Affifella e Luigi Mastroianni, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, fanno ancora parlare di sé, dopo che lui ha detto addio a lei, perché la loro storia non decollava. Il ragazzo si è sfogato sulle sue Instagram Stories, non avendo gradito l'ultima intervista di Sara in cui parlava della loro relazione. Ecco cosa hanno detto i due ragazzi. Le parole di Luigi Mastroianni ha dichiarato che quanto detto da Sara, si commenti da sé. Tuttavia non ammette di essere tacciato di maleducazione. Anzi, ritiene di essere stato forse troppo educato con la ragazza. Così continua commentando: signori si nasce, e che purtroppo, oltre alle chiacchiere delle interviste, ci sono i fatti che tutti hanno avuto modo di notare. Lui non è il tipo da incinare farse e tantomeno da portarle avanti. Una farsa sì, è infatti rivelata la sua storia con Sara, perciò Luigi ha preferito chiuderla, pur essendosi innamorato della modella. L'ex corteggiatore di quest'ultima è quindi intenzionato a non parlare più della questione. A suo avviso, per affermare ciò che ha detto Sara ci vuole coraggio, e per quanto lo riguarda, capitolo chiuso. L'intervista all'ex tronista Sara Affifella, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato di aver trovato di pessimo gusto il fatto che Luigi si sia lamentato pubblicamente che lei avesse rifiutato di dormire con lui nei primi due giorni dopo essere usciti da programma. Per Sara, Luigi non si è comportato da uomo, sostenendo che avesse fretta di lasciarla, per poi fare la vittima e far passare la giovane per la cattiva della storia. La ragazza ha già risposto a molte critiche per questo. Attacchi offensivi da parte di chi la segue sui social, e anche di Antonella Fiordelisi, ex corteggiatrice di Nicola Panico a Temptation Island. Gente che secondo Sara parlava senza sapere come fossero andate veramente le cose tra lei e Luigi. L'intervento di Raffaella Mennoia. Intanto sulla vicenda è intervenuta Raffaella Mennoia. La redattrice di Uomini e Donne, rispondendo a quanti la seguono sui social, ha affermato di non conoscere la verità su come siano andate le cose tra Sara e Luigi. Crede però alla buona fede di entrambi, cosa messa in dubbio non solo da loro reciprocamente, ma anche dai fans del programma condotto da Maria De Filippi. Quali altre vicendevoli dichiarazioni al vetriolo ci riserveranno i due? C'è la possibilità di qualche sorpresa nel loro rapporto? Una novità potrebbe essere un riavvicinamento di Sara Affifella a Nicola Panico, mentre sembra definitivamente tramontata l'ipotesi che lei nutra teneri sentimenti per Francesco Monte. La ragazza era stata fotografata nello stesso locale di Ibiza dove si trovava l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto. Tuttavia Sara ha tenuto a specificare che lei e Francesco fossero seduti a due tavoli diversi, e soprattutto che tra loro ci fosse solo amicizia, dato che la modella lavora per l'agenzia del fratello di lui, Stefano Monte. Inoltre, in seguito
Francesco è stato immortalato a scambiarsi effusioni, sempre sull'isola delle Baleari, con l'indossatrice spagnola Ana Moya.